Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento con Il Natale senza glutine. E oggi il nostro appuntamento sarà dedicato a un grande classico della cucina parmigiana che scoprirete essere naturalmente senza glutine. Mi sto riferendo al Savarin di riso. E noi poi avremo una piccola sorpresa finale oggi con il nostro Savarin e scopriremo per l'appunto anche come eventualmente completarlo. Quindi noi iniziamo immediatamente perché la preparazione del riso, come sappiamo, richiede un po' di tempo. Quindi partiamo con la preparazione del riso per i Savarin. Io utilizzo il porro, quindi prendo un pezzo di porro, lo trito, ne metterò circa metà di questo. Lo triteremo un pochino più finemente, ecco qui. Perfetto. Mettiamo un filo di olio extravergine nel tegame. Versiamo il porro nell'olio. Mescoliamo. Prendiamo il riso, io qua ne ho 250 grammi, questo è riso Carnaroli, quindi il riso ideale per fare i risotti. Allora andiamo dal nostro tegame, versiamo il riso e iniziamo la prima operazione fondamentale per i risotti, cioè la tostatura del riso. Noi dobbiamo in questa fase far sì che i chicchi di riso si scaldino fino a diventare incandescenti e in questo modo vedremo poi che la superficie esterna dei chicchi sarà trasparente, mentre vedremo ancora il bianco all'interno dei chicchi stessi. La tostatura è fondamentale per quello che succederà dopo al risotto, cioè per fare fuoriuscire l'amido che farà sì che il nostro risotto sia cremoso senza aggiungere panna, mi raccomando. Sarà semplicemente la presenza di amido che ci permetterà di avere la crema tipica del risotto finito, ovviamente seguendo poi anche i prossimi passaggi fondamentali. La tostatura del riso generalmente richiede 3-4 minuti e il metodo più sicuro per verificare che i chicchi siano tostati, beh, è sicuramente quello di guardarli, ma poi dovremo anche prendere magari i chicchi, metterli sulla mano e sentire che siano caldi, incandescenti. Non ci scotteremo, anche se li mettiamo sul palmo della mano, perché abbiamo solamente un chicco o due. I miei chicchi sono pronti, per cui sfumo con un goccio di vino bianco. E questo è il suono, la musica che dovete sentire quando sfumate il riso. Ecco qui, appena il vino sarà evaporato, cominceremo a vedere sul fondo del tegame delle belle righe bianche che sono l'amido che sta fuoriuscendo dai nostri chicchi, proprio per lo shock termico che abbiamo provocato sfumando il riso. A questo punto iniziamo ad aggiungere il brodo che tenremo sempre di fianco a noi
e dovrà sempre essere caldo, bollente. Mi raccomando, questo è un passaggio importante. Noi non dobbiamo far abbassare la temperatura di cottura del riso quando aggiungiamo il brodo. Quindi il brodo vicino a noi deve essere sempre bollente, che non significa che debba bollire costantemente, ma comunque a temperatura elevata. Il riso è leggermente coperto dal brodo e dovrà il brodo sobbollire costantemente e il riso dovrà comunque non essere completamente sommerso dal brodo, ma prima di aggiungerne altro dovrà risultare leggermente assetato. Mentre lasciamo assorbire il brodo, noi faremo poi alcune altre operazioni. In primis prendiamo i funghi, li strizziamo e li tagliamo leggermente prima di aggiungerli al nostro riso sul fuoco. Quindi li spezzettiamo, perché poi dovremo tornare dal nostro riso e continuare a mescolare. Mescoliamo i nostri porcini e aggiungiamo gradatamente altro brodo. Una cosa importante che probabilmente avrete notato è che io non ho aggiunto l'acqua di ammollo dei funghi porcini, perché secondo le ultime indicazioni di sicurezza delle autorità alimentari quest'acqua in realtà non va consumata. Sapete perché? Perché sempre meno sappiamo da dove arrivano i porcini essiccati e quindi mettendoli in ammollo, se ci fossero presenti dei metalli pesanti all'interno dei funghi essiccati dovuti alla presenza di tali metalli nel terreno, resterebbero nell'acqua dove li abbiamo ammollati. Quindi a meno che non siate voi che andate sulle nostre montagne a raccogliere i funghi in zone sicure ed intonse, è meglio che, ahimè, l'acqua di ammollo non la utilizziamo per cucinare. Allora, adesso che il riso, vedete, è assetato finalmente, aggiungiamo nuovo brodo. Ecco qui, un mestolo alla volta. Mi allontano un attimo per preparare il contenitore del nostro Savarin. Quindi prendiamo il contenitore, delle fette di prosciutto, vedete, affettate in modo leggermente più spesso magari di quello che utilizzate per mangiarlo su un pezzo di pane, ma l'importante è che il prosciutto tenga abbastanza bene la fetta e vedete che io lo adagio sullo stampo in modo da coprire sia il centro che farlo debordare leggermente sull'esterno, perché questo mi servirà poi per ricoprire la parte superiore del nostro Savarin. Teniamo d'occhio sempre il riso mentre facciamo questa operazione, mescolando. Assaggiamo durante la cottura il livello di sale, perché se dovessimo aggiungere un po' di sale nel nostro riso lo dobbiamo fare in questa fase o aggiungerlo nel brodo, in modo che poi alla fine in realtà questo sale venga assorbito completamente, altrimenti potremmo trovare delle parti salate all'interno del risotto molto spiacevoli. Il mio riso in realtà non ha bisogno dell'aggiunta di sale, perché dovremo considerare che alla fine aggiungeremo il parmigiano e quindi già quello ci darà una buona sapidità. Il mio brodo era abbastanza saporito e quindi direi che il livello di sale è giusto così.
Per quanto riguarda le porzioni di riso rispetto alle porzioni di pasta, ricordiamo che il riso assorbe più acqua durante la cottura rispetto alla pasta. Quindi se la pasta raddoppia il proprio peso in cottura, il riso fa un aumento del 130%, quindi il doppio più un 30%. Tant'è vero che se siamo abituati a considerare la porzione di pasta, di 100 grammi di pasta secca, per un piatto finito di circa 200 grammi, per il riso la porzione varia dai 70 agli 80 grammi, perché comunque una volta cotto avrà raggiunto più o meno lo stesso peso della pasta cotta. E ricordate anche che il riso rispetto alla pasta in realtà ha un indice glicemico più elevato. Cosa significa? Significa che viene lo zucchero, i carboidrati contenuti in esso vengono assorbiti più velocemente rispetto a quello che succede con la pasta. Per cui attenzione comunque quando si consuma il riso ad esserne consapevoli. Quando il riso sarà quasi pronto, quindi consideriamo sempre che il riso dobbiamo, così come la pasta in realtà, comunque per il riso dobbiamo prestare particolare attenzione al livello di cottura al dente, perché una volta che lo avremo allontanato dal fuoco lo dovremo mantecare. Per fare un risotto perfetto noi abbiamo alcuni passaggi obbligati. Abbiamo visto che dobbiamo tostare il riso, abbiamo visto che dobbiamo sfumare il riso, abbiamo visto che dobbiamo aggiungere il brodo bollente gradatamente mentre continuiamo a mescolare il riso in modo da garantire una cottura uniforme, e girandolo in questo modo con poco brodo il riso sarà risotto alla fine, non sarà riso bollito, non lo lasciamo completamente immerso nel liquido ma continuiamo a girarlo e a muoverlo. E l'ultimo passaggio per un risotto perfetto, che in questo caso diventerà il nostro savarin, è quello della mantecatura. Il nostro riso è al dente e spengo il fornello, il fuoco, perché adesso è giunto il momento della mantecatura. Prendo formaggio grattugiato e burro in frigorifero. Importante che per l'appunto il formaggio e il burro siano da frigorifero. Il burro deve essere aggiunto al risotto assolutamente freddo, addirittura se volete anche tolto direttamente dal congelatore. Per cui prendo il burro, lo taglio e lo butto dentro al mio riso bollente facendolo girare con vigore. Ricordate che questa è la fase in cui noi dobbiamo trattare un po' male il riso, quindi dobbiamo avere un mescolamento piuttosto energetico. E vi farò vedere un'altra cosa. Sapete quando si parla del riso all'onda? Bene, adesso aggiungiamo il parmigiano, voilà, mescoliamo e poi vi faccio vedere che cos'è l'onda. Ora che abbiamo fatto sciogliere completamente il burro, abbiamo incorporato il parmigiano, possiamo vedere che cos'è l'onda. È questa è la consistenza che ci si aspetta dal risotto, e facendo questo movimento noi mantecchiamo il nostro riso. Quindi si forma l'onda di ritorno, in questo modo facciamo sì che l'amido che abbiamo iniziato a far fuoriuscire durante la tostatura continui il suo percorso per rendere il risotto cremoso. Un minuto di riposo del nostro risotto, intanto che liberiamo la postazione ci prepariamo per versare il savarin.
prendiamo il nostro riso e iniziamo a riempire lo stampo. Richiudiamo il nostro savarin. Lasciamo riposare un minutino il nostro savarin e prepariamo il piatto per l'impiattamento. Ecco qua, non poteva che essere un piatto natalizio. Allora, cosa facciamo adesso? Appoggiamo il nostro piatto centrato sopra il savarin e vedete che mi serve il vassoio per lo stampo morbido e lo giriamo. Quindi spostiamo e togliamo e guardiamo cosa succede. Voilà, ecco il nostro savarin, ma adesso c'è la sorpresa di cui vi parlavo all'inizio. Ho voluto preparare per voi, per darvi un'idea per le feste di Natale, anche qualche polpettina, per cui le ho fatte scaldare, ho delle polpettine che ho pensato potessero essere perfette per accompagnare il nostro savarin nel foretto, ecco qua, per un piatto direi completo sulla tavola del Natale. Ecco qui. E adesso l'abbinamento con il vino. Per un piatto così ricco ho pensato all'abbinamento ad un vino rosso del territorio, un vino rosso fermo della cantina Palazzo, il Sia Lodato. Lo vado a prendere per assaggiarlo. Eccolo qua. Vino di corpo per un piatto di corpo. E direi che a questo punto, con il grande classico della cucina parmigiana, con l'aggiunta della polpetta che ai bambini piace sempre, direi che vi saluto augurandovi felicissime feste e buon appetito. Ciao!